Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia, dove oggi parlerò del fatto che la Grab Thailand, che è una compagnia asiatica che si occupa di trasporti, un po' come Uber, con un'app per il mobile, per il telefono, dove appunto si possono prenotare trasporti sia di persone che di oggetti, quindi tipo fattorini, darà una mano agli agricoltori thailandesi. Inoltre parlerò anche del fatto che probabilmente a ottobre la Thailandia sarà pronta per testare il vaccino per il Covid-19 sull'uomo. Ma naturalmente tutto questo dopo la sigla. Le notizie riportate in questo video sono state prese da quotidiani thailandesi. Puoi trovare il link agli articoli giù in descrizione. La Grab Thailand ha lanciato una campagna a favore dell'agricoltura locale thailandese e l'ha chiamata Grab Loves Thais e fondamentalmente si occuperà di raccogliere la frutta e i prodotti agricoli dei vari agricoltori e di venderli online sulla sua piattaforma Grab, per cui è una notevole spinta che si sta dando al settore agricolo. Attualmente ci sono solo due punti di raccolta, quindi gli agricoltori dovranno trasportare i loro prodotti in questi punti di raccolta e poi i fattorini, i trasportatori della Grab, li porteranno nei loro magazzini per appunto venderli sulla piattaforma. Ma si prevede per l'inizio del mese prossimo, quindi luglio del 2020, che diventeranno 10, quindi si aumenterà il numero di punti di raccolta e si agevolerà la vendita online. Il capo degli affari pubblici di Grab Thailand ha dichiarato che entro la fine dell'anno si prevede di raccogliere più di 40.000 ordini per frutta fresca. Il Ministero dell'Agricoltura e delle Cooperative ha affermato che il commercio elettronico genera 3 trilioni di baht, che corrispondono al 20% del PIL del paese. Si è stimato che portare questi prodotti agricoli su delle piattaforme digitali farebbe risparmiare notevolmente soldi ai produttori, quindi agli agricoltori, e di conseguenza questo permetterebbe di vendere i prodotti online a un prezzo minore del solito, per cui alla fine i consumatori finali risparmierebbero comprando online piuttosto che comprare dal rivenditore sotto casa. Inoltre la Grab ha anche intenzione di portare sulla sua piattaforma digitale anche 30.000 mini market chiamati Blue Flag, cioè bandiera blu, che sono appunto dei mini market che vendono prodotti a basso costo. Per quanto riguarda i commercianti di generi alimentari, la Grab ha lanciato la sua campagna Support Local Restaurant, intesa ad aumentare le vendite offrendo spazio pubblicitario gratuito sulla piattaforma. Circa 500 piccoli ristoranti potrebbero trarre vantaggio dalla campagna, che include anche 20 baht di consegna gratuita. Il progetto da 6 milioni di baht durerà fino alla fine di luglio. Per quanto riguarda la campagna Grab Loves Thais, gli consumatori finali, quindi le persone che
acquisteranno cibo dalle app, dall'app, saranno anche invogliati tramite la sezione Grab Food a comprare cibo per bambini bisognosi, e la Grab sta disponendo, appunto sta predisponendo 50.000 pasti del valore di 1.000.000 di baht. Secondo il ministro della ricerca e innovazione, Suvit Maesinch, in teoria già da ottobre si potrebbe iniziare a testare il vaccino per il Covid-19 sull'uomo, e tutto questo perché i test, gli esperimenti che sono stati fatti sulle scimmie hanno dato esito positivo. Il ministro ha anche affermato che dopo le prime iniezioni sulle scimmie il 23 maggio, usando un vaccino di tipo mRNA, tutte le scimmie sono rimaste in salute e non hanno avuto effetti collaterali. È stato anche riscontrato un aumento di anticorpi nel sangue. Ha dichiarato anche che le prossime sperimentazioni sulle scimmie saranno ad agosto, e se anche queste ultime sperimentazioni daranno esito positivo, direttamente a ottobre si potrà iniziare il test sull'uomo. Per lo sviluppo del vaccino si sta usando la tecnologia mRNA, ovvero messenger RNA, che è il metodo più recente per lo sviluppo di vaccini, in quanto il vaccino può essere sviluppato rapidamente e piccole quantità possono essere utilizzate per eseguire test. Il ministro Suvit ha continuato dicendo che attualmente il Consiglio Nazionale per la Ricerca Thailandese ha stabilito di stanziare nuovi fondi per la produzione di vaccini prototipi da testare sull'uomo. Inoltre ha aggiunto che il primo ministro Prayut Chan-o-cha ha definito una politica appunto per l'argomento che stabilisce che i vaccini prodotti in Thailandia, testati e funzionanti, devono prima essere adoperati sui cittadini thailandesi e poi, se avanzano, esportati anche all'estero, e non prodotti esportati senza darli ai cittadini. Per questo video è tutto, ti inviterei a iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre volevo anche invitarti, se vuoi, a lasciarmi un like e a condividere questo video sui tuoi social. E noi, come al solito, ci vedremo il prossimo video.
Le notizie terminano qua, ti inviterei se ancora non l'hai fatto a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre volevo invitarti se vuoi lasciarmi un like e condividere questo video sui tuoi social. E noi ci vediamo il prossimo video.